Ok, eccoci qua con il Mujig, questo accordatore, micro accordatore economico, e non l'ho ancora aperto, lo andiamo ad aprire insieme. Vediamo un po', la scatola è veramente piccolina, deve essere proprio piccolina piccolina. Vediamo il contenuto. Allora, vediamo un po', abbiamo qua la batteria, che è veramente piccolina, ed è veramente veramente piccolino, ma proprio piccolino. Ok, vediamo di capire, la batteria si infila qua. Che l'ho preso un po' di tempo fa, se vi ricordate, nell'unboxing, il primo unboxing, e però non ho mai più fatto la recensione, siccome me l'avete chiesto in tanti. Allora, così, questa è la pinza, all'interno c'è una cosina snodabile, c'è un piccolo snodo che è comodo da mettere sulla campana del sax. Ok, premendo questo tasto avremo, si selezionerà C chromatic, G guitar, B bass, non so se riuscite a vederlo, V sta per, credo, violino, controllo, violino, sì, e poi U, ukulele. Quello che dobbiamo selezionare noi è C chromatic, solo in questo modo il sax funzionerà in maniera ottimale per l'accordatura. Ma andiamolo a provare sul sax, forza! Ok, eccoci qui, accendiamo il nostro Mujig, acceso, modalità cromatica, e lo andiamo ad applicare alla campana del sax. Devo dire che lo snodo fa in modo che si applichi veramente con facilità. Proviamo? Allora, la visuale è comoda, è molto molto reattivo. È veramente veramente molto molto reattivo. Vediamolo un pochettino più da vicino. Allora, andiamo a posizionare il Mujig sulla campana. Come potete vedere, qua ha questo snodo comodissimo, si ruota e gira anche in questa direzione, quindi veramente veramente comodo. Modalità C cromatica, lo appoggiamo e vediamo subito come si comporta. Come vedete è molto molto reattivo. Allora, non tutti avete il contralto, il tenore con la campana così, quindi andiamo a vedere come si comporta sul soprano. Campana, snodo. Ottimo, veramente ottimo. Avete una visuale veramente perfetta dall'alto. Lo vedete perfettamente. Lo vedete veramente perfetto, quindi anche sul soprano ottimo. Ma siccome io non mi accontento, adesso lo voglio provare con l'applicazione che utilizzavo prima dell'iPhone per vedere quanto si muove l'indicatore rispetto a un altro accordatore. Andiamolo a vedere. Vado a suonare un sol centrale sul sax contralto. Tutti e due gli accordatori sono a 4,40. Vediamo un po' chi è il più sensibile. Allora, Mujig T1, sì, Mujig T1, no, ve lo consiglio, assolutamente sì, per il prezzo di 8,90€, vi lascio il link dove lo trovate al prezzo più basso, assolutamente farà parte del mio corredo sassofonistico. Se ti è piaciuta questa recensione, se sei su Facebook, condividi, metti un mi piace, se sei su YouTube, metti un like, commenta e fammi sapere cosa ne pensi. Ti ricordo che è aperta la Vivaldi Saxophone Academy, se ti colleghi su hsaxophone.com potresti trovare qualcosa che ti interessa. Ora ti saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!